nell'ambito della linea di gioielli I Love Abruzzo, che sta dando voce alle bellezze della regione, valorizzandone i suoi simboli unici, il maestro Montaldi ha creato un ciondolo dedicato a San Domenico Abate. Si tratta di uno dei tanti tasselli del progetto, che ha una forte valenza antropologica, perché va a valorizzare dei luoghi, dei simboli e delle realtà spesso dimenticate o poco conosciute. Punta anche a valorizzare aspetti, riti e costumi che affondano le radici molto lontano. Proprio in quest'ottica è nato il ciondolo dedicato a San Domenico Abate, la festa patronale tra sacro e profano che si svolge ogni anno a Cocullo, richiamando migliaia di partecipanti da tutta Italia. Una creazione, quella del maestro Montaldi, che vuole tutelare e allo stesso tempo far conoscere un momento unico per tutta la regione. 29esimo simbolo della linea I Love Abruzzo, forse il più potente di tutti, è un elaborato, un ciondolino che rappresenta veramente l'Abruzzo più arcaico, l'Abruzzo più misterioso, dove si mischia il profano con il religioso. È una cosa molto bella e mi ha sempre affascinato e finché è arrivato il giorno che l'ho realizzato, ho trovato una grande attenzione da parte di questa piccolissima comunità e hanno apprezzato moltissimo questo elaborato. Noi faremo di tutto per far crescere e per far conoscere ancora di più anche il rito così particolare di San Domenico Abate. Per quanto riguarda quest'opera, ecco, le caratteristiche principali, quali sono? Beh, le caratteristiche sono il santo durante la processione è avvolto da questi serpenti e che in tante persone evoca sempre un fascino particolare, insomma, misterioso. Noi fotografiamo l'Abruzzo con le sue particolarità e i simboli e le figure più particolari del nostro Abruzzo e questa credo che sia una, come ripeto, una delle più belle, le più affascinanti, le più misteriose che attraggono, fra l'altro anche nella manifestazione del 1° maggio, migliaia e migliaia di persone, di turisti che vengono qui. Ma noi continueremo a farlo conoscere dal 2 di maggio per tutto l'anno nella vendita e nella promozione sui nostri pieghevoli di questa figura. Un ulteriore gioiello di un gioiello che poi è il patrimonio immateriale della festa di Cocullo, perché sostanzialmente questo è un evento che apre la festa, le celebrazioni e le manifestazioni legate al culto di San Domenico al rito dei Serpari del 1° maggio e per noi è un onore che ci venga che venga proprio presentato questo gioiello, perché ci dà modo di comprendere una volta ancora di più qual è l'importanza della nostra festa a livello antropologico, culturale e anche, se vogliamo, ecco, di rappresentazione del territorio nel modo secondo noi migliore possibile. Le peculiarità di questo gioiello, lei sicuramente avrà avuto modo di vederlo. Sì, certamente, perché il maestro Montaldi ha interloquito anche con noi durante la realizzazione del gioiello e quello che ci ha fatto piacere è stata soprattutto la delicatezza con la quale ha rappresentato il culto di San Domenico, perché non è scontato trovare questo tipo di sensibilità verso una manifestazione che, vista da un'ottica sbagliata, potrebbe anche distorcere un po' quella che è la realtà. Invece siamo soddisfatti, molto soddisfatti di quello che è stato l'operato del maestro. La festa di San Domenico, il significato? Il significato è più profondo, è chiaro, che è quello del legame forte dei coculesi, di tutti coloro che adorano San Domenico, per ciò che rappresenta a livello spirituale, a livello culturale, a livello più ampio, diciamo, di rapporto tra uomo e natura. Certamente San Domenico rappresenta l'anello di congiunzione tra il mondo umano e quello naturale, no? Quindi questa la figura di San Domenico che riappacifica, diciamo, il serpente visto un pochino, diciamo, storicamente come il male con l'uomo, quindi un messaggio che più che mai è moderno e attuale. Il monile è stato presentato nella sala consigliare del comune di Cocullo in occasione della festa patronale tra sacro e profano che si svolge ogni anno in paese. È stata l'occasione per discutere insieme sull'importanza del mondo dell'artigianato e soprattutto sulla figura dell'artigiano, un simbolo delle aree interne d'Abruzzo messo a dura prova dalla globalizzazione,
dall'assenza spesso di politiche di sostegno e alla difficoltà di resistere in un periodo critico come quello che stiamo attraversando. Ecco, in questo caso è interessante il lavoro di riagganciarsi alla storia, alla cultura del territorio che l'orafo Giuliano Montaldi è riuscito a fare, che fa parte tra l'altro di questa sua rilettura in chiave artistica dell'Abruzzo. Attraverso questi gioielli, attraverso questi ciondoli in argento, lui vuole rappresentare tutti quelli che sono gli elementi iconici più significativi dell'Abruzzo. Tra i tanti che lui già ha realizzato, ha pensato di dover aggiungerne anche un altro, pescando questa volta proprio nella cultura immateriale, pescando proprio nella festa di San Domenico, nella festa dei Serpari, che tra l'altro è uno degli elementi per i quali Cocullo, ma l'Abruzzo, è conosciuto al di fuori, anche al di fuori dei confini nazionali. E questo gioiello ripropone in modo chiaro, una riproposizione esatta, una medaglietta devozionale creata nel famoso giubileo del 1700, in cui si sommarono due aspetti importanti. Uno, diciamo, nazionale, che era il culto della Madonna dei Sette Dolori, con le famose sette spade, la Madonna addolorata dalla morte del figlio, che ricorda questi grandi dolori che ha avuto nella vita fino alla morte del figlio. E un'altra, quella di San Domenico Abate o di Sora, che fu un culto che si diffuse a partire dall'anno 1000 nella Valle del Sagittario, dove il santo aveva fondato un monastero a Villa Lago, San Pietro il Lago, e poi arriva proprio a concludersi a Cocullo nella metà del 600. Quindi in questo periodo, nel 700, si sommano questi due culti, uno diciamo nazionale e uno tipicamente locale, in cui le comunità locali, soprattutto la classe dei Serpari, trova in questa immagine, in questo santo famoso, il momento di unione e di diffusione delle loro capacità di manipolare il Serpi, ma soprattutto la gente comune trova in questa figura di San Domenico alcuni aspetti, diciamo, più comuni. Per esempio il mal di denti, che era uno dei più diffusi, infatti il santo c'ha il molare su una mano e sull'altro il ferro di mula. C'è una specie di grande consacrazione dell'aspetto agricolo e della difesa, diciamo, dai cosiddetti mali che vengono dal terreno agricolo, i serpenti, il cane che mozzica e che provoca l'idrofobia. Quindi una specie di richiesta a tutelare al santo taumaturgo di difendere da questi pericoli comuni del mondo agricolo. È la capacità artistica di Giuliano di interpretare e di far conoscere storia, identità, tradizione e cultura dell'Abruzzo. Il gioiello oggi di San Domenico rappresenta uno di questi, è il 29esimo, un'icona, una capacità di far conoscere tramite la sua capacità artistica e orafa una delle perle d'Abruzzo. Lui trasmette proprio la territorialità, trasmette identità, storia, cultura, tradizione in un simbolo legato ad un gioiello che poi va in giro un po' da tutto il mondo, insomma. Quindi è anche una capacità di promuovere l'Abruzzo in maniera forte, in maniera concreta, utilizzando quelli che sono un qualcosa che rende tutti più allegri, cioè un gioiello è un regalo che rende felice, quindi modo di comunicazione di promuovere l'Abruzzo importante. Il 29esimo gioiello, il ciondolo che racconta San Domenico e i Serpari, è un altro punto forte dell'Abruzzo, rappresentativo, che unisce il sacro e il profano, e qui ce l'abbiamo rappresentato in questo bracciale che ormai è un cult ed è un oggetto rappresentativo dei tanti luoghi, delle tante bellezze dell'Abruzzo. Mi fa piacere essere la madrina di questo progetto culturale, perché va ben oltre il mero gioiello, il mero bracciale. Racconta l'Abruzzo, lo racconta in maniera nuova, lo racconta all'estero, e questo è quello che volevamo fare e lo stiamo facendo, perché abbiamo alla base un uomo, Giuliano Montaldi, che ha unito la sua arte, le sue doti professionali con una visione, con una lungimiranza, e questo rende forte questo progetto. Per quanto riguarda la location, Cocullo, la festa dei Serpari, cosa possiamo dire? Che è una festa straordinaria, perché unisce l'antica storia primordiale di queste terre al rito della cristianità.
questi serpenti che vestono il santo che li schiaccia. È un misto di sacro e profano. Vengo alla festa dei Serpari da tanti anni, e mi svolgo tutti i passaggi, processione, cerimonia religiosa, vestizione, e trovo che l'Abruzzo abbia tanto tanto da raccontare e sicuramente la festa dei Serpari racconta molto. Un ringraziamento al maestro Montaldi per la sua qualità e il suo genio. Oggi vediamo questa nuova opera che va ad implementare la collezione del maestro. Certamente sono dei prodotti di alta qualità e di una bellezza incredibile. La bellezza poi che rappresenta la caratteristica di questi territori, quindi rappresentano dettagli che insomma, ci fanno ricordare, ad ognuno di noi riportano dei ricordi particolari alla mente. La qualità all'arte e la capacità di saper mettere in evidenza le bellezze del territorio. Io credo che queste siano tutte qualità da riconoscere al maestro e avremo modo oggi di poter osservare meglio. Presentato questo nuovo gioiello a Cocullo durante la festa dei Serpari, ecco, cosa si sente di dire, cosa possiamo dire nel merito? Tradizioni, arte e innovazione, un connubio speciale che deve creare nuove opportunità per il territorio, ecco, partirei da questo concetto. Beh, che ne esalta sempre di più le ricchezze della nostra bella realtà territoriale. Oggi si arricchisce con un'icona abruzzese qui a Cocullo con San Domenico e che andrà ad arricchire i molti oggetti che rappresentano tutto il territorio abruzzese in tutte le province, quindi è veramente un'esaltazione della bellezza territoriale e soprattutto un risalto a quella figura dell'artigiano che è un patrimonio per l'entroterra, soprattutto dovrebbe essere arricchito e ci sforzeremo affinché possa essere supportato da elementi tecnologici con cooperative di giovani che possano supportare e quindi promuovere e collaborare con loro affinché anche attraverso il web possano incrementare quello che è la loro attività. Bellissima giornata sia per il territorio di Cocullo ma anche per questo nuovo 29esimo gioiello di Giuliano, che è veramente un orafo, un maestro, un artista conosciuto ormai in tutto il mondo. Io sono molto contenta perché ogni gioiello che Giuliano realizza racchiude in sé la storia di un pezzetto del nostro Abruzzo che, come ho detto anche prima, resterà immutato nel tempo, quindi sopravviverà a tutti noi e questo è importante. Credo che di gioielli Giuliano ne dovrà realizzare ancora molti, in particolare San Domenico è un gioiello che racchiude in sé anche una storia religiosa che ci tramandiamo ormai da anni e quindi è ancora più importante rispetto a molti altri, per esempio, che sono stati creati nel tempo.